Buongiorno a tutti, svegliati Alessandria, oggi il 12 novembre 2019. Mi trovo qui insieme al professor Manzini a Spinetta, in via del Ferraio, per segnalare una situazione un po' così di degrado, vero professore? Eh sì, siamo davanti alle poste di Spinetta e ci è stata segnalata la presenza di questa, non so come dire, cadavere di automobile, tra l'altro una macchina di una certa importanza, una BMW, dove la prima cosa che si nota è che è mancante delle due portiere, Sì. una di qua e una di là. Naturalmente anche parti dell'interno sono state portate via, il pomello del cambio e tutta l'attrezzatura. Addirittura qui vedo che è stato smontato la parte di questo, il filtro dell'abitacolo, Sì, quindi è uno. dei manicotti. Qua manca il parafango. Un parafango è stato portato via. Eh Un'auto cannibalizzata, sì, buttata in un campo, in un prato qui della via. oltretutto con la targa, Sì. con il tagliandino dell'assicurazione, e quindi facilmente rinvenibile come proprietario, a meno che non sia una macchina rubata. Comunque, anche in questo caso è facilmente rintracciabile. Ecco, portati via proprio anche le spazzole, Sì. proprio portato via tutto. L'altro parafango, ecco i due parafanghi, portati via. Stavo guardando i fanali ci sono, Sì. mancano i fanalini di posizione, ma probabilmente erano compresi nel. Una Sì, sono. situazione molto molto squallida e molto, come dire, da bidonville quasi. Sono situazioni che spesso noi vediamo nei documentari che riprendono zone del terzo mondo. Qui siamo a Spinetta, in Mi via del domando Ferraio, eh? anche, visto che è anche così visibile, come mai non si è ancora provveduto o a rintracciare il proprietario, Esatto. che ripeto è ancora targata. Noi non vi facciamo vedere le targhe, però targate, quindi è rinvenibile tutta la documentazione. Sì, non sarebbe così poi difficile risalire No, no. ai proprietari o al proprietario. Va bene, professore, a Anche questo qui, vabbè, punto. a parte ha portato via la fanaleria Sì, posteriore, una parte della fanaleria, e la prossima volta sarà il cofano o qualche altro pezzo, il paraurti quello che posteriore. serve. Eh sì, tanto è qui a disposizione. Qui a disposizione noi a questo punto non possiamo che segnalare e invitare chi deve provvedere a togliere questo relitto che deve trovare un'altra collocazione. Perfetto, Eh? A va bene. questo punto qui è la posta, siamo nella operosa frazione di Spinetta Marengo, in una zona, in uno spiazzo così ancora un po' abbandonato, trascurato, e all'interno di questo spiazzo abbiamo questo monumento all'abbandono e alla predazione. Siamo ormai quasi in alcune situazioni similabili a situazioni di altri continenti, di altri luoghi. Purtroppo. Arrivederci a tutti da Svegliati Alessandria.